Allora, come dicevo dopo il video di introduzione, vi leggo il capitolo preso da questo libro, che è davvero, penso, forse uno dei libri più completi sull'argomento, che ha dedicato tutto un capitolo. Adesso noi vedremo soprattutto i primi due paragrafi, anche perché poi il libro ovviamente ha dedicato un bel po' di pagine, però ovviamente tratta anche cose, ad esempio, come la storia dell'industria, così adesso sono cose che, vabbè, su questo canale non tratto. Al di là del fatto che comunque non ho le competenze per trattare argomenti comunque storici, così specialistici, perché non ho mai detto niente sull'argomento, quindi ovviamente non ho le competenze per poterlo fare come cosa, però dico almeno i primi due paragrafetti così sono interessanti, si possono leggere. In parole la storia, scritto e ribadito Riccardo Bacchelli, vuol dire risorgere dai terreni e dalle acque. Dalle pietre costruite, dalle parole legate agli uomini, perché di quello che sia veramente storico il popolo serba una sua memoria. Sono parole dettate dalla meditazione sul Po, sulla sua storia intrisa di leggende, al cui confronto un fiume come l'Olona si mette in una posizione di inferiorità, anche se nel suo capriccioso andare attraverso le terre ha raccolto sulle sue sponde i segni di una palpitante realtà, caratterizzando con la sua presenza la vita di borghi e città, perché l'uomo, anche quando ritiene di aver dominato un corso d'acqua, finisce sempre per avvertirne il fascino, fino a piegarsi ai suoi voleri. Tra l'altro, poi, facendo un discorso un po' legato al nostro canale, noi sappiamo bene, nel senso chi comunque frequenta l'ambiente Wicca non lo sa, sappiamo bene che ci sono una miriade di idee legate all'acqua, ai corsi d'acqua, ai fiumi e ai mari. Pensiamo ad esempio a Maniwata, Sarasvati, per dire che sono famosissime, ma non sono le uniche. Quanti altri dei ci sono, ad esempio, anche asiatiche, legate ai corsi d'acqua, per dire, quindi, o anche ad esempio Ganga, per dire, Ganga, Sarasvati, Kodivar, sono tutte dei comunque legate ai fiumi, oppure ad esempio, come dicevo, Mamiwata, Oba, per dire, che è un'altra dea acquatica africana, quindi sono praticamente tutte idee legate a questo discorso dell'acqua e dei fiumi, proprio della vita che viene proprio dai fiumi, che viene dall'acqua, ovviamente. Poi non è un caso effettivamente che gli antichi avessero comunque associato a un discorso di fiume e di acqua, li hanno quasi sempre associati a un discorso di idea, perché noi sappiamo bene che nell'ambito, nella mentalità politeista, ecco, pagana, il discorso dell'acqua si lega al discorso della vita, il discorso della vita si lega poi al discorso dell'ontologia femminile, quindi perché ovviamente è dalla donna che deriva la vita, quindi non stupisce comunque per chi studia bene le origini delle religioni che da un punto di vista di psiche umana, ecco, si sia associato il discorso dell'acqua a un discorso poi di idea femminile, di femminilità divina, perché ovviamente per chi studia un po' queste cose le sa bene queste cose, quindi il discorso dei fiumi è importante da un punto di vista Wiccan, anche perché poi si ricollega tanto alle nostre amate dee. Pensiamo ad esempio a Sarasvati, bellissima, nei Santini, è sempre dipinta in compagnia del cigno, ad esempio, mentre è lì sulla riva del fiume. Perciò, in una zona fortemente industrializzata, quale quella di Legnano, rilanciare l'attenzione allo snodarsi di un corso d'acqua, riannodare le file del racconto al suo lento e limaccioso scorrere nella pianura, significa quasi riemergersi come in un grembo materno, risalire alle vicende degli uomini legati ai suoi bordi, coi limiti che l'andare a ritroso può creare nel rilanciare ricordi, ripescare sapori, interpretare bandi, decifrare memoriali vecchi di secoli, testimoni di diritti conculcati, di norme sopite ma non distrutte. Vengono in mente certi racconti di Chiare, avventure di Quilici, autori pronti a evocare fantasie sedimentate col trascorrere degli anni, fino a far credere di aver visto, vissuto quello che forse non c'era. La passione di chi è nato e vissuto sulle rive del fiume non riescono a cristallizzare l'immagine di disastro ecologico e di liquame schiumoso in cui si mescolano residui tossici o inerti, dove confluiscono le più svariate scorie. È meglio pensare agli antichi mulini, di alcuni dei quali esiste solo il ricordo, porgere l'orecchio a suoni strani, fluttuanti, sinfonie d'altri tempi, cui si aggancia la memoria di mole, molazze, rodigini, incastri, spezzere, nervili, ma c'è da tenere gli orecchi, sono parole d'altri, ma c'è da tendere gli orecchi, sono parole d'altri tempi. Sanno di arcano, ma anche di buono, evocano immagini pregne di gnomica sapienza. Sui loro volumi scivola la fantasia, a legittimare la permanenza negli scrigni di linguaggio, mentre la vista corre a pareti fuligginose, a ruote arrugginite dal tempo, a pale sbriciolate dall'usura, a
a travi e pontili corrosi dall'umidità, ciuffi d'erba dalle forme strane, quasi contorte a volersi liberare da un antico selvaggio. Chi abbia provato ancora da giovane ad entrare in un vecchio mulino sull'Olona, magari per pura curiosità, non può non aver avuto la sensazione di un luogo dove lo sviluppo non seguisse il tempo, ma l'azione si svolgesse a rallentatore. A voler andare alla ricerca di qualche traccia da tanto girare di ruote, viene incontro a una brusca realtà, rigata dal fischiare di altre ruote, quasi a profanare il velo ammuffito che avvolgeva nelle sue trame vecchi mulini di bacchelliano sapore, ingoiati dalla dimenticanza, come il loro descrittore, dissipati dalla memoria umana, risorgente fantasmi dalle nebbie imprigionate dai terreni adacquati. Racchiusa la loro esistenza nel contrastare affettuoso e disperato contro l'invisibilità del tempo, essi incidono coi contorni lisi nell'immaginazione, incrinano la tipologia della cronistoria pedissequa. Vogliono che si riassegnino loro vite consumate dalla fatica, imprese spezzate dalla sorte, irripetibili contratti, odori di strumenti rogati tra il puzzare del bilico impregnato di farina e la corealità della norma notarile, mentre l'acqua del fiume grida al riappropriamento della sua antica identità, a partire dal nome giù, e giù giù fino alle fasi multiforme della sua intensa esistenza. Allora, dopo questa introduzione, direi anche poetica, per quanto riguarda questo discorso dei mulini e delle acque che scorrono sui mulini, che poi alla fine hanno permesso davvero lo sviluppo industriale, perché adesso ribadisco che io non sono esperta di storia industriale, quindi ovviamente non posso fare un video sull'argomento, però da quel poco che ho letto e capito, effettivamente la vita dell'industria ha preso piede, ha preso vita proprio, cioè, in particolar modo legato proprio alla forza motrice del fiume. Quindi vedere che comunque oggigiorno queste cose forse non le si pensa, proprio perché magari si è intasati da altri pensieri o da altre preoccupazioni, mi verrebbe forse da dire anche un pochino più frivole. Spesse volte purtroppo è triste come cosa, ed è anche ancora più triste che purtroppo comunque, come dicevo nel video di introduzione, se sei una persona singola, comunque non sei nessuno da un punto di vista economico, sociale, capisci anche che puoi fare veramente poco, puoi fare veramente il minimo del minimo per cambiare le cose, e questo forse molto spesso è davvero frustrante ed è davvero anche deprimente, eh. Ogni volta che ci penso, in effetti sotto questo punto di vista effettivamente ho difficoltà anch'io magari a credere che un giorno ci sarà un miglioramento, che un giorno forse le cose potranno cambiare.